Allora, come avevamo detto la scorsa volta, oggi avremmo parlato, avremmo iniziato a parlare della eh, cappella mh, dedicata a Maria Maddalena alla Basilica Inferiore d'Assisi, eh, voluta dal vescovo eh, Teobaldo Pontano. E partiamo proprio da questa immagine, cioè dall'immagine di mh, Maria Maddalena, Santa Maria Maddalena eh, che mh, in tutta la sua, diciamo così, altezza anche in una scala leggermente diversa e poi il Vescovo Pontano eh, inginocchiato che ha voluto il ciclo pittorico inginocchiato di fronte ad essa che le, che le prende la mano e allora cerchiamo di capire qui siamo all'inizio del 300, siamo nel 310 1310 ormai è esploso diciamo così il culto ehm, a Maria Maddalena da almeno 5 secoli Maria Maddalena è ehm, il modello per eccellenza della penitente, è il modello della Chiesa penitente, è il modello ehm, di ehm, colei che, ehm, pur eh, avendo avuto un'enorme quantità di doni, vedemmo in alcune puntate fa ehm, eh, la descrizione eh, che, 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 fa, che, che dà del, della vita. Di, eh, di Maria Maddalena, eh, Jacopo da Varazze, Jacopo da Varazze, appunto dice che viene, discende da una stirpe regale. Eh, il, eh, il papà si chiamava Siro e la mamma Eucaria, eh, secondo la tradizione appunto di Jacopo da Varazze, mentre eh, i nomi sono completamente diversi in quella di Rabbano Mauro e così via. Ma ehm, è poco importante, mh, quanto piuttosto il fatto che, da un punto di vista sociale, tra l'VIII e il XIV secolo, ma poi lo vedremo anche nel XV, XVI, XVII secolo, Maria Maddalena viene interpretata in vario modo. cioè La troviamo raccontata alle volte come popolana, alle volte come borghese, potremmo dire cioè come appartenente alla classe media, quella, diciamo così, delle, dei commercianti, ma sì anche come nobildonna. Perché questo? Perché è proposta come la penitente, cioè come colleghe che si ravvede dalla vita precedente. E quindi in questo caso è estremamente interessante il, il, la richiesta del vescovo Pontano eh, di avere un'intera eh, cappella dedicata a lei e al fratello Lazzaro, con quindi le storie di Marta, di Maria e di Lazzaro ehm, e legate ovviamente dai racconti eh, del, del, diciamo così, del tempo, alle agiografie del tempo. Eh, vediamo come, per esempio, mh, abbiamo delle scene. Dove Maria Maddalena è inginocchiata eh, di fronte a Gesù, proprio insieme a Marta, che le sta a fianco, eh, che ehm, assistono diciamo così, alla resurrezione di Lazzaro. Dall'altra parte abbiamo una, una scena invece dove eh, c'è Maria eh, nell'orto, eh, nel, diciamo così, nel giardino. Eh, ci sono due angeli con i quali ha già parlato. Che hanno detto che il corpo di Gesù mh, al sepolcro non c'è più. E, e, mh, lei pensa che c'è il giardiniere, l'hanno portato via, cioè nel senso che non, non c'è più. E, e, mh, e, mh, e quindi incontra un uomo, pensa che sia il giardiniere, gli, chiese, gli chiede dove, dove, dove l'ha portato e lì si sente chiamare. A quel punto si inginocchia e riconosce dalla voce Gesù. E quindi è come dire, la prima testimone, quella che poi dopo andrà a, a, ad annunciare agli apostoli eh, la resurrezione di Cristo, che ovviamente eh, non le crederanno o le crederanno in parte o comunque andranno poi a verificare perché poi eh, Pietro e Giovanni si regheranno al sepolcro. E anche qui vediamo Maddalena in un certo abito, perché sia nella, nella, nel, diciamo così, nel, nella parte in cui risulta proprio come santa sull'altare dove il Vescovo Pontano le si inginocchia ai piedi, e poi nelle due scene che abbiamo appena descritto: cioè quella della resurrezione di Lazzaro e questa del Nonni Metangere. Maria Maddalena è interamente vestita di rosso. Poi c'è un'altra scena invece in cui ehm, viene narrato il momento in cui viene trasportata dagli angeli al terzo cielo e lì invece è vestita solamente di capelli. Mm. Eh, questo abbiamo detto è ehm, la tradizione a sovrapposto il racconto di Santa Maria egiziaca con quello di Maria Maddalena. Eh, però eh, ad un certo punto è interessante riuscire a comprendere questi elementi. E se noi osserviamo bene eh, in questi dipinti, in questi affreschi, Maria Maddalena risulta bionda, cioè i capelli pian piano si stanno schiarendo. Stessa identica cosa la troviamo con Ambrogio Lorenzetti. Ambrogio Lorenzetti. Ehm, eh, rappresenta eh, Maria Maddalena eh, in, un, in un trittico perché è la Madonna col Bambino con le Sante Maddalena e Dorotea è eh, conservata nella Pinacanoteca Nazionale di, di Siena ed è dipinto intorno al 1340. Eh, Maria Maddalena è vestita di rosso, ha un copricapo eh, tipicamente eh, diciamo così, eh, cittadino, ehm, con in mano un vaso. Un'altra mano, potremmo dire, nella posizione dell'orante, e poi sul petto una sorta di, eh, di, mh, eh, di volto di Cristo come se fosse una sorta di Veronica eh, luminoso. E, mh, e quindi dobbiamo anche un po' capire che cosa sta facendo, eh, cosa sta rappresentando Lorenzetti, che cosa eh, sta dipingendo ehm, eh, Giotto. E questo lo possiamo capire leggendo. La leggenda aurea perché? Perché nella leggenda aurea Jacopo da Varazze, nel suo sant'orale, mette all'inizio di ogni storia l'etimologia del nome, o l'etimologia presunta, un po' alla maniera di Isidoro di Siviglia, quindi etimologie non filologiche come diremmo noi oggi, ma insomma, per noi sono inventate, però sono estremamente interessanti, no? appunto alla maniera no? del, del, del libro delle etimologie di, appunto, di Isidoro di Siviglia. Che però ci dicono cosa eh, si pensava, cosa si credeva, come si vedevano le cose. Allora, qui dice Maria significa mare amaro, o illuminatrice, o illuminata. Attraverso questi tre significati si intendono le tre parti migliori che lei scelse per sé, cioè la parte della penitenza, appunto mare amaro, cioè quella che piange, quella della contemplazione, appunto cioè colei che è illuminatrice, oppure mh, quella della gloria celeste, appunto illuminata. Di queste tre parti parla il Signore quando dice Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta, nel momento in cui nel Vangelo di Luca Marta eh, si va a lamentare del fatto che Maria sta lì, che sente quello che dice Gesù, ma no, non fa nulla per, per, eh, per aiutare la sorella. Infatti la, la prima parte non le sarà tolta a causa del fine che è il conseguire la beatitudine. La seconda a causa della continuità, perché la contemplazione si fa nella vita presente e prosegue nella contemplazione ehm, che ci sarà nella patria celeste. La terza in ragione della sua eternità. Quindi per il fatto che ha scelto la parte migliore della penitenza è chiamata mare amaro, perché Ivi ebbe grande amarezza e cioè è evidente perché versò le lacrime per con le quali poi lavò i piedi di Gesù. Per il fatto che ha scelto la parte migliore nella contemplazione interna è chiamata illuminatrice, perché attinse avidamente a ciò che poi abbondantemente fuse, ricevette la luce che da, do, che, da dove poi avrebbe illuminato gli altri. Per il fatto che scelse la parte migliore della gloria celeste è chiamata illuminata, eh, perché ora nella sua anima è illuminata dalla luce della perfettissima conoscenza e sarà illuminata dalla luce della gloria nel corpo. E allora qui noi dobbiamo dire eh, delle cose estremamente importanti. Come rappresentare una donna bellissima nel racconto eh, che abbiamo eh, sentito dire di Rabbano Mauro? E una donna che è illuminata, illuminatrice e, e che è Mare Amaro, cioè che è colei che piange, che è penitente. E allora, da una parte eh, dobbiamo eh, eh, come dire, far riferimento agli usi e ai costumi eh, dei nostri avi, noi siamo abituati a vedere eh, le donne nel, nella nostra epoca, non tutte, insomma alcune, che sbiondano i capelli, che fanno la tinta. Ma ah, questa non è un'invenzione del, del XX secolo o del XXI secolo, questa è una cosa antichissima. Le donne, eh, soprattutto in quest'epoca, per essere considerate belle dovevano essere bionde. Noi sappiamo che, per esempio, a Venezia c'erano delle regole ben precise sull'altezza dei tacchi perché sopra una certa altezza si cadeva e c'erano stati casi in cui alcune donne eh, erano rimaste gravemente ferite o addirittura morte nelle calli veneziane, mh, perché con abiti pesanti inciampi, cadi, va fino in un canale poi a E quindi eh, la Serenissima mette ordine che con più di un 18 cm non, non si può fare, quindi ecco il tacco 18 che è più alto, eh, lì i tacchi non erano come questi nostri, insomma scarpe così ma c'erano anche delle regole precise sul modo di sbiondare i capelli, perché molte donne rimanevano con i capelli bruciati. E quindi noi sappiamo già che nel 200, nel 300, in realtà noi lo sappiamo già nella scuola salernitana, perché nella scuola salernitana c'è un medico donna che scrive un testo, eh, diciamo così, riguardante la medicina femminile, noi oggi potremmo dire ginecologia, ma in realtà parla di tutta la... Eh, Medicina femminile compresa il belletto, la cosmesi e così via, e c'è appunto tra le varie cose anche la tintura dei capelli. Quindi, una donna bella è una donna con i capelli tinti di biondo, però i capelli tinti di biondo ehm, danno anche quell'idea di luminosità, quindi è illuminata, è illuminatrice. E qui, per esempio, in Lorenzetti come in Giotto, eh, c'è questo fatto che lei ha il Cristo interiore che le è nato nel petto, cioè che. Come dire, è sorto all'interno dell'anima, è cresciuto all'interno dell'anima, tanto che ne porta il volto eh, sul petto. E poi dall'altra parte, in quanto mare amaro, in quanto eh, penitente, è rappresentata come la Chiesa, è la Chiesa penitente. Che fa la Chiesa penitente? La Chiesa penitente è sposa di Cristo, ecco perché è vestita di rosso perché il rosso fino a non più di 150 anni fa era l'abito nel colore dell'abito della sposa e solo nell'Ottocento che l'abito diventa bianco prima l'abito della sposa era rosso e, e que per questo che è vestita di rosso e per questo anche tutta la confusione che, eh, che viene fatta poi con ehm, Dan Brown e così via ehm, è vestita come, come rappresentazione eh, potremmo dire eh, allegorica della Chiesa, quindi è vestita come sposa, ma non perché è realmente sposa di Cristo, ma in quanto allegoria eh, della Chiesa, ehm, in quanto sposa di Cristo. Ecco perché la vediamo eh, nello stesso modo eh, vestita di rosso nel Nonime Tangere e poi nella, eh, nella Resurrezione di Lazzaro, e ancora prima eh, con il Vescovo Pontano inginocchiato ai suoi piedi nella Cappella. Di, eh, di Giotto. Ecco quindi da questo punto di vista è estremamente interessante proprio tenere presente queste cose. Um, ovviamente um, il, la contestualizzazione del testo ci permette di comprendere il significato um, um, di quello che noi stiamo vedendo, perché altrimenti non si comprenderebbe, bisogna comunque entrare nello specifico per ogni per ogni rappresentazione iconografica, perché altrimenti c'è difficoltà nel riuscire a rintracciare tutti i significati, tutti gli elementi. Eh, questo poi lo vedremo anche nella prossima volta, ehm, dove affronteremo anche l'altro grande problema che qui abbiamo solo accennato, cioè perché nella, ehm, nel dipinto di Lorenzetti eh, ha un vasetto in mano, noi lo vedremo con, con altre opere d'arte, lo vedremo con... Ehm, so Piero della Francesca, con altre opere di Grivelli e così via, e cercheremo di capire per quale motivo c'è questo vaso in mano e a che cosa fa riferimento. Quindi di conseguenza anche qui il testo, la contestualizzazione è fondamentale e quindi rimando alla prossima puntata per affrontare un ulteriore tema legato alla figura di Maria Maddalena.